Ciao ragazzi, benvenuti al mio canale, io sono Giovanni. Quest'oggi in questo video volevo parlarvi del cambio del filtro del purificatore d'aria. Avevo già fatto un video con la recensione del purificatore d'aria della Xiaomi, che ormai è un anno che sto utilizzando, l'ho messo in camera e ci sto trovando molto molto bene. L'app, che in questo caso è la Mi Home, è già un po' che mi sta segnalando che il filtro è in esaurimento, è durato praticamente appunto un anno. C'è da dire che comunque Xiaomi dichiara circa 6 mesi di utilizzo giorno e notte, se è sempre, sempre acceso. Invece in questo caso io lo utilizzo quando praticamente la finestra della stanza è chiusa. L'ho collegato con un sensore alla finestra della camera, perciò quando io apro la finestra della camera il purificatore d'aria si spegne. Automaticamente invece quando la richiudo il purificatore d'aria si riaccende. E ovviamente lo posso anche impostare che si possa spegnere manualmente. Anzi, ho impostato tramite il cubetto sempre dell'Axiomi che tengo sul comodino la possibilità di poterlo spegnere diciamo manualmente senza dover per forza di cose agire sul tasto di accensione che è posto sopra al purificatore d'aria. Inoltre l'ho configurato anche recentemente con Mi Home, con Google Assistant, e perciò anche vocalmente posso dire a Google di accendere e di spegnere il purificatore d'aria. In questo caso, appunto, visto che ho qui il Google Home Mini, possiamo fare anche subito la prova. Ok, Google, accendi il purificatore d'aria. Va bene, accendo il dispositivo purificatore. E l'ha acceso. E ovviamente, appunto, c'è la possibilità di andarlo a spegnere sempre vocalmente, dando il comando a Google. Ok, Google, spegni il purificatore d'aria. Perfetto. Ok, spegni il Vediamo dispositivo. invece adesso il cambio del filtro. Il filtro l'ho ordinato, in realtà è già un po' che ce l'ho ordinato su Banggood, se non ricordo male addirittura era l'11.11, perciò il giorno dei single in cui c'erano delle interessanti offerte. Ho visto che il filtro era già al 70%, perciò ne ho ordinato uno di cambio. Questo è quello più completo con il doppio filtro, quello verde per capirsi, che all'interno poi c'è anche quello, i filtri al carbone attivo. Normalmente lo trovate sui siti cinesi intorno ai 40 euro, 35-40 euro, dipende sempre ovviamente dall'offerta. Io l'ho pagato qualcosa meno, una trentina di euro spedito, ci ha messo i soliti 20 giorni, un mese. Vedete, composto da due filtri, uno è carboni attivi, e uno che va inserito all'interno, e quello classico EPA che invece è esterno, che produce, sì, che filtra inizialmente l'aria. Allora, per fare il cambio è comunque direi abbastanza semplice, l'avevamo già visto nel video di introduzione al purificatore d'aria, scusami Kimba, per comodità lo sposto qua in alto, eccoci qua. Semplicemente non bisogna fare altro che premere il pulsantino che c'è all'interno, un beep vi avvisa che ovviamente è stato aperto il vano posteriore. In questo caso con il laccetto che è presente basterà tirare verso di voi il vecchio filtro. Notate ovviamente quanta polvere il filtro ha catturato, ce n'è veramente tantissima. E inserire ovviamente con il laccetto per estrarlo verso il posteriore, non fate altro che scorrere tenendolo per evitare che cada. Lo inserite in questo modo qua. Sotto al filtro c'è un RFID che indica, che farà sì che il purificatore d'aria rileverà il nuovo filtro installato. Basterà poi richiudere lo sportellino e il gioco è fatto. Allora, contrariamente a quanto invece pensavo, l'RFID che c'è all'interno del filtro non è compatibile con questa versione di questo purificatore. Infatti l'app mi segnalava che era ancora da sostituire. E nel momento in cui vai a resettare manualmente, diciamo, la vita del filtro, vengono indicate alcune operazioni che bisogna fare. Una tra tutte è quella che, premendo il tasto che è posto qua dietro per 10 secondi, il filtro viene resettato, cioè viene resettato il countdown del filtro. Altra cosa che viene consigliata da fare come operazione nel momento in cui si va a sostituire il filtro, ma anche di ripetere diciamo nell'arco dell'utilizzo del purificatore d'aria, è quello di dare un'aspirata all'interno del vano del filtro, perché si accumula comunque della polvere. Ecco qua che ho preparato il mio Dyson e provvederò a fare un
si è eseguita, andiamo a reinstallare il filtro. Questo era appunto l'RFID, che purtroppo in questa versione non è compatibile, ma solo con la versione quella Pro con il display OLED frontale. Tra l'altro non me ne ero accorto, ma dietro al pannellino di chiusura del vano filtro è riportato ovviamente in schema, ma con le istruzioni in inglese, quella che è la procedura appunto da fare, e tra le quali appunto quella di premere il tasto. Ovviamente non si capisce per quanti secondi, comunque poi l'app, che è già stata tradotta in italiano, vi suggerisce tutta la procedura. Io il reset l'ho già fatto, perciò a questo punto il filtro è stato resettato, il cannone è ripartito e di conseguenza ricomincia diciamo, a essere utilizzato correttamente. Bene, se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like, se non siete già iscritti al canale vi chiedo di iscrivervi, a breve vi lascerò altre recensioni di prodotti della Xiaomi e non solo. Ciao!